L'onorevole Marco Silvestroni, Fratelli d'Italia. Buonasera, onorevole Silvestroni. Buonasera, buonasera a Buonasera, voi. Onorevole. eccoci qua. Allora, dunque, insomma, qua lei ha chiesto spiegazioni sulla conformità, usiamo questo termine, delle mascherine che vengono utilizzate nella vostra stessa Camera dei Deputati, nel Tempio della Democrazia. Insomma, possiamo ricapitolare un po' qual è la vicenda? Ma in realtà io, al di là delle informazioni che poi sono stati, in realtà è stato un mio collega, Del Mastro, che lo ha chiesto proprio nella giornata di ieri, delle delucidazioni sulla situazione delle mascherine che venivano utilizzate presso la Camera dei Deputati. Ma io in realtà avevo fatto una richiesta proprio al ministro Speranza il 23 ottobre, sul fatto che c'era questo problema di queste mascherine che venivano commissionate ad Ankara e a Istanbul e in Turchia, dove avevo messo in evidenza che, mentre per quanto riguarda una certificazione richiesta di certificazione in Turchia, al di là che il costo era di 30.000 euro, mentre in Italia la richiesta di certificazione era di 12.000 euro, ma soprattutto in Turchia con 2 settimane si aveva la certificazione, in Italia 8 settimane. In Italia 8 settimane sembra era perché c'erano dei controlli più rigidi per quanto riguarda le capacità di filtraggio e di protezione da parte delle mascherine. E dal 23 ottobre siamo arrivati a ieri, dove in realtà si è scoperto che venivano utilizzate queste mascherine che non erano in realtà conformi, cioè non corrispondevano a quello che richiede la normativa europea, la UNI ENI 149-2000, che sono le mascherine quelle che sono autorizzate in Europa, che si comprano in farmacia o nei supermercati. Se le mascherine non hanno questa conformità, che è la UNI ENI della 149 del 2001, le mascherine non sono le mascherine che possono fornire quella protezione che dovrebbero poi salvare la vita. Quindi io mi chiedo, Speranza, dal 23 ottobre, dove mi sembra che poi abbia dichiarato nella giornata di ieri che lui adesso è fiducioso nei confronti di chi in realtà dovrà capire effettivamente quello che è successo. Insomma, voglio dire, che cosa ha fatto in questi mesi? Questa è la domanda che mi sono posto e che pongo a Speranza. Eh sì, insomma, comunque sulle mascherine ci sono un sacco di domande che vengono fatte anche dalla magistratura. Luigia. Diciamo che questi interrogativi è giusto che se li ponga chiunque, però a maggior ragione è giusto che il pungolo arrivi dall'unica forza di opposizione. E voi rivendicate proprio con orgoglio queste cose. Beh, certo, a questo punto, se Speranza è il miglior ministro che può avere questa nuova fase Draghi, e allora siamo sempre più convinti di stare all'opposizione. Se è Speranza il miglior ministro, ci dà una conferma di esserlo, è giusto che lo facciamo noi come opposizione, che noi abbiamo sempre detto che in realtà siamo una costola attenta ma propositiva, e che avremmo aiutato e approvato qualsiasi cosa di utile per gli italiani. In questo caso però dobbiamo svolgere quella funzione di opposizione, cioè di chiedere delucidazioni su quanto è successo in realtà. Certo. Che non è che se girano, non è che il problema, se no poi, siccome stava la Camera, allora uno si accorge, è che non può essere che girano certificazioni che vengono abilitate all'uso, certificazioni extra UE. Questo è il problema.
Certo, senta, ma io, siccome lei ha citato la discontinuità o la continuità rispetto al governo precedente, no? E noi ci abbiamo proprio aperto su questo tema. Mi spiega come poi, tenuto presente che i 2/3 del centrodestra fanno parte di questa maggioranza, potreste tornare insieme? Cioè, voi criticate con motivazioni molto comprensibili, francamente, che appunto l'operato di queste prime 2 settimane di governo. Però nel governo ci sono dei vostri alleati che torneranno ad essere alleati quando ci saranno le elezioni. Ecco, come si fa a superare Sì. questo problema, che è oggettivamente un problema? Ma in realtà non è poi un problema così grave. Sia Forza Italia che la Lega hanno fatto una scelta politica, perché non possiamo accettare quando si dice che è una scelta di responsabilità, cioè, perché la scelta di responsabilità era quella di rimanere insieme a noi, all'opposizione, e di aiutare il governo anche dall'opposizione, però essendo non vincolati da un patto di maggioranza, ma essendo liberi di poter dire quello che in realtà andava approvato e quello che in realtà era non corretto, non giusto, non utile all'Italia e agli italiani. Hanno fatto una scelta che è quella di dire: da dentro operiamo meglio, perfetto, staremo a vedere. Noi invece abbiamo fatto una scelta di coerenza. I cittadini ci hanno votato per fare altra cosa, non per Sì, amministrare però andate in conflitto in la nazione. questo momento, perché insomma, se Ma c'è in conflitto siamo. Salvini Sì. comunque deve trovare il modo di continuare ad essere in maggioranza e quindi sì, può spingere per altre soluzioni, però quando poi vengono dichiarate le zone rosse, quando poi viene dichiarato il lockdown nel weekend forse, lo accetta perché dice sì, però la situazione. Voi invece non l'accettate, è un discrimine importante, una differenza importante, direi, no? Beh, è quello che io ho appena detto prima, no? Gli ho detto, noi rimanendo fieri all'opposizione possiamo essere comunque critici dall'esterno. Entrare all'interno di una coalizione ti dà delle responsabilità che, anche se non sei convinto, anche se fino all'altro ieri hai detto cose diverse, in realtà devi poi comunque conformarti e reggere la maggioranza. Ma ciò non vuol dire che poi non si possa fare e non si possa credere nell'unità del centrodestra, perché c'è stata già un governo il giallo-verde, dove noi ugualmente votavamo tutto quello che veniva proposto e che era utile per gli italiani, e votavamo contro ciò che non era utile, oppure ci astenevamo. Dopodiché abbiamo fatto anche amministrative, e insieme siamo andati in Umbria e abbiamo vinto l'Umbria, abbiamo vinto le Marche. Quindi, voglio dire, questo non mette in Certo, discussione no, l'unità è del. colpa mia che non sono politico, probabilmente. Luigia, vai. Beh, in realtà l'onorevole Silvestrone ha dato una risposta estremamente politica, cioè in tutto questo bailame, Fratelli d'Italia, che ha deciso sin dall'inizio di stare all'opposizione, però ritiene che possa esserci un grande vantaggio per la coalizione di centrodestra con delle amministrative alle porte, insomma, spero che prima o poi decidiate di sdoganare la data del voto, anche per quanto riguarda Roma Capitale, comunque ormai si è andato con l'estate e di Quello conseguenza dipende dal all'interno di questo. governo, però, eh. No, no, beh, sì, questo era un appello largo, diciamo, non ovviamente rivolto all'onorevole Silvestrone nello specifico, anche se poi la componente del centrodestra deve dire qual è il candidato sul quale punterà per quanto riguarda Roma Capitale. Comunque, dicevo, è un vantaggio per certi versi avere Fratelli d'Italia all'opposizione, la Lega che in questo momento è al governo, con Matteo Salvini che dice delle cose, anche egli di lotta e di governo, tra poco peraltro saranno ai nostri microfoni, e va bene, insomma, può andare bene da un punto di vista politico, no? Onorevole. Io ritengo Sì. che. Sì, no, sto dicendo, per stessa bontà, lei prima ha detto: io non sono un politico, io ho dato una risposta politica. Nell'accezione, se no, sembra,
oggi va di moda che il politico è un qualcosa di No, no, negativo. no, Non è no, una no, risposta. no, 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 non è la mia No, 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 non intenzione, dica a lei. assolutamente no. Figuriamoci. Ognuno fa il No, proprio scusate, mestiere, Lorenzo. non lo sto dicendo con polemica, no, stavo dicendo semplicemente che in realtà, l'abbiamo detto all'inizio, cioè io non trovo che sia comunque, oggi per esempio in commissione tutto il centrodestra, quindi da Forza Italia e Lega, in commissione trasporti, sulle infrastrutture ci siamo astenuti tutti quanti insieme, eh? Non è che abbiamo votato, cioè Fratelli d'Italia si è astenuta come si è astenuta la Lega, come si è astenuta Forza Italia. Quindi voglio dire, abbiamo anche ritrovato l'unità oggi, se vogliamo andarla a ricercare in commissione, del centrodestra. Non è un problema, perché su alcuni punti è chiaro che condividiamo delle visioni strategiche per l'Italia e quindi visioni politiche, e ci siamo anche trovati nel astenerci e non votare a favore di un decreto che doveva essere portato in Camera per quanto riguarda le infrastrutture. E quindi non è un problema, nel senso che abbiamo la stessa visione con la Lega su punti che sono condivisibili, è un fatto. Dopodiché, ripeto, loro hanno fatto una scelta, quella di Anche dire perché siamo giunti altrimenti, onorevole, se non condividesse, se non aveste delle cose condivise, dei punti condivisi, è chiaro che l'alleanza non sussisterebbe più. Invece, evidentemente, va avanti perché c'è un vantaggio e si cerca di trarre un vantaggio anche da questa situazione. Lo diciamo, stiamo sempre parlando di una visione politica e partitica, per carità, all'interno della coalizione. Poi, altro paio di maniche è il tema per il quale l'abbiamo assolutamente voluta in trasmissione, cioè una denuncia lecita, perché al di là del fatto che possa una circolare alla Camera, quindi all'interno del Parlamento, comunque determinati tipi di mascherine non possono essere trovati sul mercato, per cui la richiesta senza risposta al ministro Speranza non solo è legittima da parte dei Fratelli d'Italia, ma spero arrivi quanto prima una risposta di sostanza e non solo di facciata. Possiamo chiudere così, no, onorevole, che dice? Ma sì, possiamo, se posso intervenire, voglio dire, al di là della risposta, ci tengo a pensare, non è perché stavano alla Camera, perché stavano alla Camera e ci siamo accorti che non rispettavano le norme unieni e quindi si è sollevato il problema. Ma il problema è che se poi queste mascherine extra con certificazione extra UE, e quindi fuori norma, che sono finite nel mirino dell'antifrode dell'Unione Europea, possono circolare ugualmente nel paese. Allora domando al ministro Speranza se non è il caso, per esempio, di fare una comunicazione chiara alla popolazione, oltre che a un'analisi a tappeto di tutte quelle mascherine extra UE presenti sul mercato. E quantomeno provare a fare dei test a campione, qualcosa, Speranza. Che non credo che sia stato solo io il 23 ottobre a fargli notare che venivano acquistate, nonostante allora Arcuri dichiarava che le mascherine, le aziende italiane avrebbe usato mascherine italiane, aveva dichiarato che aveva fatto un accordo con due grandi aziende italiane, Arcuri, che stavano producendo 51 macchine che a regime entro la fine di giugno avrebbero prodotto 31 milioni di mascherine chirurgiche al giorno. Dopodiché invece girano mascherine che vengono fatte o quantomeno vengono Certificate autorizzate in Turchia, in questo ai caso, certo. controlli in Turchia. E allora questa cosa è preoccupante, cioè ci dobbiamo preoccupare e Speranza dovrà fare qualcosa. Ora avevamo l'avvocato del popolo, che era Conte, che ormai pensa solo al popolo grillino, e quindi Fratelli d'Italia si deve mettere al posto dell'avvocato del popolo, anche perché se Speranza continua così, il libro l'ha fatto, l'ha scritto, ormai dovrebbe anche impegnarsi un po' di più, secondo noi, per tutelare la salute e la vita degli italiani. Grazie, onorevole Silvestroni, grazie, buon lavoro, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, Grazie. grazie, grazie. Insomma, pure le mascherine fasulle, vabbè, d'altra parte.
siamo in Italia, verrebbe da dire, ma sarebbe una, così, una boccata di populismo da quattro soldi.